Allora, partita non eccezionale da parte del Toro, però tanto tanto rammarico per l'arbitraggio non proprio imparziale oggi. No, che vabbè, i rigori io non so, perché sono lontano e faccio fatica a giudicare. Io vedo piuttosto il primo tempo dove non era il solito Toro, dove potevamo fare meglio. Il secondo tempo bene, abbiamo avuto anche delle grosse occasioni, vedi la traversa, anche altre situazioni. Niente, un bel partito da lì e continuare a fare i punti, perché insomma è il momento di dare la sterzata al campionato. Non era il solito Toro, non era il solito Toro anche in difesa, e qui parliamo della zona che invece tu vedi da vicino. Abbiamo visto i tuoi compagni, che di solito la fase difensiva la fanno ormai a memoria, andare quasi nel panico, comunque sbagliare molti palloni anche non troppo difficili nel primo tempo. Secondo te come mai? Strano. No, abbiamo concesso qualcosa in più del solito, magari abbiamo sbagliato qualche pallone in più, però può capitare, non era facile. Avevamo di fronte comunque attaccanti forti e diciamo le condizioni del campo erano anche quelle che erano, però niente scuse, si poteva fare meglio, lavoreremo poi a migliorare. Senti, l'abbiamo chiesto prima anche a Camil, ci sono adesso tre partite fondamentali per il Toro, cioè Atalanta, Cagliari e Palermo. Tu dicevi, parlavi di sterzata del campionato, passa da queste tre partite. Sì, Serie A non ti aspetta, devi macinare, devi provare a fare punti, più punti possibili, perché insomma è il momento topico del campionato. O riesci a darti un po' di tranquillità o soffri fino alla fine. Insomma, cioè, questo è, siamo a febbraio e insomma si gioca un po' il tuo futuro. Gianfresso, ti fa onore voler parlare solo di calcio giocato e aver subito glissato sulla questione arbitrale, però diciamo che da più parti si pensa al fatto che l'Udinese domenica scorsa è stata penalizzata immeritatamente. Oggi, al di là del fatto che abbia fatto comunque una buona partita, da più parti si parla di compensazione, inevitabile che sia così. Oggi o non oggi è comunque un qualcosa che in Italia, nel calcio italiano, succede spesso e volentieri. Può essere accaduto anche oggi? Allora, spero di no, perché comunque la classe arbitrale italiana secondo me è ottima, sono ottimi arbitri e questo pensiero non mi sfiora, diciamo, è un peccato, cioè non, giustamente quando, non so, io non li ho visti perché sono troppo lontano, però se tutti dicono che sono netti, peccato, pazienza, avremo anche degli episodi a favore. Penso che alla fine comunque nel campionato si equilibra un po' tutto, no? E niente, oggi ci è andata male, pazienza. Invece in settimana tu sei l'unico di tutta la squadra che è tornato contento dalla nazionale. Sì, no, è una bella soddisfazione quando giochi in nazionale, vinci, niente. Sì, lo sapevo. E niente, no, fa piacere, però la nazionale rimane sempre la ciliegia sulla torta, però l'importante è il Toro, far bene col Toro e salvarci col Toro, dopo il resto è tutto bonus.